Canale 85, abbiamo in collegamento Fabrizio De Poli, ex general manager del Taranto FC 1927. Direttore, al suo arrivo a Taranto non ci aspettavamo un'annata del genere. A suo avviso, cosa non ha funzionato? Troppi problemi, poi dopo diciamo che l'episodio sanzionante di determinate cose è stato il famoso episodio del 22 marzo. Per quanto riguarda lei, quanto si sente responsabile di quello che è accaduto in quest'annata e soprattutto del mercato di gennaio? Perché anche lei durante una conferenza stampa ha detto forse si poteva fare di più nel mercato invernale. È vero che potevamo anche fare di più. Io per primo, come ho detto quella volta lì, come alla colpa dei giocatori, degli allenatori, io stesso, ripeto, la società, tutti abbiamo le colpe. Quando non si raggiunge un obiettivo, la colpa è da distribuire a tutti. Ma la mia è stata una valutazione esclusivamente facendo meglio, perché io pensavo che col mercato fatto questa squadra si salvasse, ma dopo a marzo non. Abbiamo perso troppe cose in quelle cose, non solamente il calciatore, abbiamo perso anche equilibrio all'interno dello spogliatoio. Abbiamo perso in personalità, abbiamo perso in tante cose. Cioè, se il Taranto è retrocesso per colpa di Covelli, io penso che le verità siano altrove, ma l'unica cosa che rifarei, cercherei purtroppo, con che mi è successo, di far convincere qualche giocatore a venire a Taranto, ma a Taranto a gennaio non c'è voluto venire nessuno. Anche voi siete stati partecipi con me degli andamenti del mercato, ma Taranto è una piazza bruciata, una piazza dove la gente fa fatica a venire. E nel mercato di gennaio siamo anche un mercato dove le prime e le seconde scelte non si vengono.